Ciao, oggi volevo fare questo video per vedere insieme tutte le tipologie di notifiche che ci sono in VivaEngage e anche capire con che frequenza arrivano e soprattutto come si possono disabilitare o comunque tenere abilitate. Ok, questo è un argomento che ci chiedono spesso i nostri clienti che usano chiaramente VivaEngage come social network per l'azienda, e lo facciamo guardando insieme un post che ha fatto direttamente il team del prodotto di VivaEngage, perché evidentemente anche per loro è un argomento molto molto sentito. Hanno fatto questo VivaEngage Explained Email Digest. Le email digest sono fondamentalmente tutte le email che vengono inviate appunto da VivaEngage. Prima di tutto c'è una differenza, cioè ci sono un tot di email che vengono inviate alle persone che hanno una licenza standard di VivaEngage, cioè quella inclusa nelle classiche licenze di Microsoft 365, che al tempo contenevano Yammer, quindi quelle con la posta, quelle con SharePoint, Teams eccetera, hanno anche VivaEngage, e poi tutta una serie invece di email e di funzionalità che invece riguardano tutti i clienti che hanno la Viva Suite, che è questa licenza che contiene tutti i moduli di Microsoft Viva e che anche a VivaEngage dà delle funzionalità in più, delle funzionalità premium. Ok, in questo caso le stesse funzionalità premium sono presenti anche in una nuova licenza che si chiama Communities and Communication, che tra l'altro ho spiegato in un altro video, quindi magari dateci un'occhiata. Allora, partiamo da quelle standard presenti nella licenza di default. C'è un'email giornaliera che manda alle persone i nuovi contenuti dalle community e dalle storyline che sono stati inseriti nelle ultime 24 ore, chiaramente nelle community private in cui l'utente è come membro, oppure anche nelle community pubbliche dove chiaramente l'utente è come membro. Questa qua è fondamentalmente una notifica che l'utente può decidere se ricevere o se non ricevere. Molto utile nella parte di set, poi vediamo dove si può modificare questa cosa. Poi c'è una seconda email che invece viene inviata con una frequenza settimanale, che invece ci fa una sorta di recap di tutti quelli che sono stati i messaggi importanti in tutta l'organizzazione, quindi in tutta la rete VivaEngage. In questo caso prendiamo sempre post che vengono dalle community o dalle storyline, però trending. Ok, quindi non sono tutti, ma sono quelli che Microsoft ha valutato essere più interessanti per la persona. Come vi dicevo, mentre queste email possono essere disabilitate dai settings personali della persona, dell'utente, le mail weekly non possono essere disabilitate. Quindi l'unico modo per evitare che arrivino agli utenti, questo lo valutate magari perché le persone sono bombardate di mail, magari gliene volete togliere una, bisogna chiedere al vostro amministratore IT di fare una bella regola che blocca questo tipo di mail. Sono facilmente riconoscibili per l'oggetto dell'email e per l'email mittente e quindi possono essere bloccate. Ok, l'utente finale invece può andare all'interno del suo VivaEngage, fare clic qua su Settings. Io sto vedendo VivaEngage da Teams, sapete che c'è anche la possibilità di farlo nel browser. Si va su Settings e poi fondamentalmente si arriva in un'area dove io riesco a vedere, diciamo, tutte le impostazioni sulle mie notifiche. Ok, qui vedo in basso la possibilità appunto di ricevere queste notifiche giornaliere sulle varie community a cui io appartengo. Io in questo caso le ho disabilitate tutte, e in più ho tutti i settaggi per scegliere se ricevere o non ricevere tutte le altre tipologie di notifiche, perché per ora abbiamo parlato delle prime due, che sono fondamentalmente recap, no? O giornaliere o settimanali. Però chiaramente VivaEngage manda anche una notifica quando viene fatta una risposta a un post che hai scritto tu, oppure quando ricevo un nuovo follower, oppure quando ricevo un messaggio privato nella mia inbox di VivaEngage. Quindi ci sono un po' di informazioni e di configurazioni che noi possiamo gestire per le nostre notifiche personali. Se ritorniamo invece al nostro post, possiamo vedere tutte quelle email che vengono mandate invece agli utenti che hanno una licenza premium, quindi aggiuntiva. C'è sempre, vabbè, la daily, e questa è uguale, l'abbiamo già spiegata prima. Nel digest invece ci sono un po' di differenze, ok? Il digest che è sempre settimanale. In questo caso lui ci mette sia i post e le storyline che sono trending, bene, però ci aggiunge anche dei contenuti che vengono dal leadership corner,
che è una delle funzionalità che è in aggiunta su Viva Engage quando si acquista o la Viva Suite oppure la licenza Communities and Communication. Fondamentalmente è un'area in cui ci sono i post solo di certe persone che sono state flaggate, diciamo, come leader in azienda. In aggiunta a questo vedo anche altre informazioni che arrivano dalle altre funzionalità premium, quindi per esempio le campagne, answers, gli eventi live in modalità Ask Me Anything, che sono tutte funzionalità che vengono con queste due licenze qua. Ok, poi c'è un'ultima mail che è legata a chi utilizza Answer. Answer è questa area di gestione della knowledge base, quindi di informazioni utili ai colleghi, però in forma domande e risposte, che è in Viva Engage e sfrutta tutte le funzionalità di Viva Engage per appunto le domande che ci sono già adesso, che però sono state arricchite con tante altre funzionalità per vedere qual è la risposta corretta a una domanda, fare l'upvote di una domanda perché può essere utile per gli altri colleghi, lui ti suggerisce le domande simili alla tua, quindi ti evita, no, di rifare una domanda su un contenuto che è già presente all'interno della knowledge base, e così via. Arriva una mail daily con un asterisco quando ci sono delle domande a cui tu potenzialmente puoi rispondere. Chiaramente è un daily con l'asterisco perché se non ci sono domande non vi arriva l'email. Questa è una funzionalità molto carina perché così permette a chi gestisce Answers in azienda e a tutti i colleghi in azienda di tenere aggiornato Answers con domande e risposte. In questo post ci sono poi altre informazioni che sono molto molto utili per capire come Viva Engage manda queste notifiche e soprattutto il contenuto che è presente in queste notifiche. Se guardiamo questo paragrafo, lui ci dice: guarda, noi non è che ti mandiamo solo gli ultimi messaggi, ma ti mandiamo tutta una varietà di post che sono stati scelti in base a dei criteri di ranking. Criteri di ranking che non guardano appunto solo la data del post o la community, ma sono relativi all'individuo. Quindi guardano un po' quelle che sono i miei interessi o comunque le azioni che ho fatto all'interno della community per capire quali sono i contenuti che più mi interessano. Guardiamo per esempio questo esempio qua. Questo è un'email che viene inviata all'interno di Outlook da Viva Engage con il post fatto da un collega e poi una singola risposta tra le 6 risposte disponibili che però è stata messa in evidenza. Qui fondamentalmente c'è un algoritmo che dice, in base al fatto che questa risposta magari è più trending delle altre, il fatto che è stata fatta da una persona che magari seguo, da una persona che è un mio collega, oppure da una persona che magari gli ho visitato il profilo, eccetera, quindi una persona che magari mi interessa quello che scrive, allora lui mi mette in evidenza il contenuto. Qui sopra c'è proprio scritto questo: include tutte le relazioni che tu hai con i membri della community, sia di chi fa partire una conversazione sia di chi commenta. Il loro approccio è proprio quello, vedi, di mandarti via mail dei messaggi che siano interessanti per te. Secondo me questo è molto 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 utile. Continuiamo con l'articolo perché c'è una informazione importante che chiaramente, vabbè, oltre al fatto che non ci sono solo email che di digest, ma ci sono anche tutte le mail di risposte eccetera, ne abbiamo parlato prima, c'è anche questa possibilità per chi usa Outlook su web e per chi ha Outlook client aggiornato di fare delle risposte rapide anche direttamente dall'email. Quindi se riprendiamo per esempio questa email qua, io qua direttamente dal mio Outlook posso fare delle reazioni, quindi non devo fare clic sul post, accedere a Viva Engage e poi mettere la reazione o mettere il mio commento, posso fare tutto tramite Outlook, che è una comodità per rimanere, diciamo, ingaggiati all'interno della community. Sempre per chi ha le licenze premium, all'interno del digest che ti arriva weekly ci sono un po' di informazioni sulle analytics. Sapete che le analytics sono una parte in aggiunta che arriva con queste licenze premium e già qua mi danno una sorta di summary di quello che è il trend in generale delle community a cui io partecipo, dell'audience che, diciamo, ho raggiunto con i miei post e anche dell'engagement che io ho ricevuto sui miei post, oltre alla possibilità di fare un follow sui colleghi e i leader che magari sono più affini alla mia attività. Ok, questo è quanto. Ci tenevo molto a fare questo video perché abbiamo tanti clienti che ci chiedono queste informazioni e finalmente Microsoft ha dato una direttiva chiara di quello che è il funzionamento di queste email che vengono inviate dal social network aziendale. Ciao, a presto, alla prossima.